Sana Sanità. In questa puntata parleremo di vaccini e lo faremo col dottor Giorgio Zoppi, che è il responsabile della profilassi delle malattie infettive dell'ASL 4 Chiavarese. Buonasera a tutti. Dottor Zoppi, oggi l'umano sta correndo molti pericoli. La ricomparsa di terribili malattie è uno di questi pericoli. Perché ricompaiono queste malattie? Beh, alcune diciamo sono anche nuove, perlomeno diciamo che si conoscono al giorno d'oggi più di quanto si faceva gli Tempo. anni passati. Per esempio il virus dell'Ebola, per esempio, che in Africa Sì. ogni tanto ricompare e è una malattia emorragica, potenzialmente mortale, quindi in cui adesso stanno sperimentando un vaccino contro l'Ebola, diciamo, lo stanno valutando in termini di efficacia nelle popolazioni che sono colpite, quindi nelle popolazioni di alcuni stati del Centro Africa. Ma altre malattie come la tubercolosi, per esempio, Allora, anche questa Ebola è nuova, sarebbe nuova. non è Per che sia nuova, c'è da noi è molti nuova. anni, però se ne parla perché effettivamente ci sono stati casi, no, anche di importazione qui in Europa, personale sanitario che si è recato, diciamo, presso a prestare assistenza alle popolazioni africane e ha contratto la malattia. Ci sono una serie di malattie emorragiche sostenute da virus. In questo caso, diciamo, non c'è terapia, è l'unica arma, diciamo, di difesa che, come ripeto, diciamo, è un nuovo vaccino che stanno valutando in termini di efficacia in queste popolazioni, direi che probabilmente è la strada giusta ma anche la tubercolosi, come ripeto, nelle nostre regioni, anche europee, dovute anche, ma non solo, a flussi migratori. La tubercolosi, diciamo che è sempre stata da tantissimi, da sempre praticamente, perché si conoscono casi anche nelle mummie egiziane, quindi praticamente da sempre esistita. È una malattia che in cui c'è una terapia adesso, una terapia farmacologica, in cui il vaccino non è efficace, quindi in queste latitudini non si fa, ma si fanno in tante parti del mondo, e ogni tanto anche nella nostra ASL, diciamo più o meno 10-15 casi all'anno Ah sì, di eh. questa malattia c'è la tubercolosi polmonare, Sì. Poi ci ma anche sono la dengue, per esempio, là. la dengue. È una malattia che abbiamo visto anche, diciamo, nel nostro territorio, a Rapallo, una ragazza che proveniva dalle Filippine. La malattia non è presente in Italia. E che cosa provoca È questo? una malattia, diciamo, che nella forma banale provoca una sintomatologia simile influenzale, però può esserci anche nella forma emorragica e nel mondo, dove colpisce, per esempio nelle Filippine, centinaia di migliaia di persone, sicuramente miete anche tante vittime. Quindi queste sono, possiamo essere a rischio Possiamo con... noi, anche con i cambiamenti climatici, con il fatto che esiste il vettore anche alle nostre latitudini, per esempio la zanzara tigre, l'Aedes albopictus, esiste, diciamo, un caso di importazione. La dengue, il chikungunya, per esempio, il virus West Nile, sono nomi nuovi, Sì, sì, però sì, voglio dire, sì, per sì, sì, noi sì. cominciano a essere, diciamo, noti perché effettivamente assistiamo a casi anche in Italia. Esiste il virus di importazione da paesi tropicali, esiste, diciamo, il vettore che è una zanzara, la zanzara tigre, quella Beh, che ora non mettiamo troppo troppo. paura alle Mi persone parlava perché di sennò allora malattie emergenti, le persone si effettivamente. chiudono in casa Ah, e non escono più. certo. Però noi stanno ritornando anche delle vecchie malattie che sembravano debellate. Esattamente. E per esempio il morbillo, che noi ritenevamo che fosse imminente la scomparsa grazie a campagne di vaccinazioni mondiali, purtroppo in Italia qualche migliaio di casi ogni anno Certo. c'è. E con migliaia di casi anche qui ci sono ospedalizzazioni, E i complicazioni. vaccini servono per
come funzionano il sistema immunitario? Spieghi un po' ai nostri telespettatori. Allora, quando funziona il sistema immunitario e il vaccino che cosa fa e le basi scientifiche allora, della vaccinazione. Per tutti il morbillo. Quando uno si ammala di morbillo, l'organismo produce gli anticorpi, che sono, diciamo, delle sostanze chimiche, delle proteine, che hanno la capacità di combattere il virus del morbillo. Ovviamente quando uno guarisce, no, se guarisce logicamente, se tutto va bene, diciamo che ci sono delle cellule che ricordano il fatto che l'organismo sia venuto in contatto con questo virus. Quando questo virus ritorna, diciamo, per un altro contatto con questa persona, queste cellule producono delle sostanze che sono gli anticorpi, riconoscono, diciamo, il virus, producono gli anticorpi e l'individuo non si ammala più. Questo, diciamo, nella storia naturale della malattia. Il vaccino funziona nella stessa maniera, senza però dare la malattia. È fatto, per esempio, il vaccino del morbillo con il virus attenuato del morbillo. Quando, diciamo, noi inoculiamo il vaccino del morbillo, l'organismo produce gli anticorpi e produce soprattutto cellule che ricordano il fatto che l'organismo è venuto in contatto con questo virus attenuato. Quando il virus selvaggio, quindi un virus che circola nella popolazione, viene in contatto con questo soggetto vaccinato, queste cellule incominciano a produrre anticorpi e questi anticorpi lo proteggeranno dalla malattia e l'individuo non si ammalerà. Sarebbe quella famosa memoria. Memoria immunologica. Immunologica, memoria cellule immunitaria. Memoria immunologica. E questo per tutte le malattie. Quindi indurre la memoria vuol dire. È una rivoluzione. Chi ha scoperto la vaccinazione ha scoperto, diciamo, una cosa enorme. Diciamo che tutto il mondo ritiene che dopo la scoperta dell'acqua potabile la vaccinazione sia seconda solo in termini di prevenzione e di protezione dell'umanità nei confronti della malattia. Quindi la copertura vaccinale sarebbe la cosa migliore da augurarsi? Allora, la copertura vaccinale è quando la maggior parte delle persone si vaccinano. Per esempio, prendiamo ad esempio la poliomielite. Quando la copertura vaccinale di una popolazione, per esempio l'Italia, supera la cosiddetta soglia 95%, in cui tutta la popolazione, anche quelli non vaccinati, sono protetti, è la cosiddetta immunità di gregge, questa malattia, il virus non circola più e si elimina, diciamo, da quel paese. L'Italia è esente dalla poliomielite da molti anni, l'Europa è esente dalla poliomielite, siamo vicinissimi all'eradicazione della malattia da tutto il mondo. Questo quindi, perché abbiamo raggiunto soglie di copertura vaccinale molto elevate. Lei prima accennava la storia, i vaccini già avanti Cristo c'erano delle specie di vaccinazioni. Sì, in realtà non si conosceva, certo, ma non si conosceva né il meccanismo, non si conoscevano neanche virus e batteri, non si conosceva il fatto che una malattia infettiva e contagiosa potesse essere determinata da virus, batteri o altri microrganismi. Parlavano del vaiolo, che era uno spettro, era proprio la malattia. Il vaiolo è stato, diciamo, ha flagellato anche l'Italia fino all'ultimo secolo, quindi anche nell'ultimo secolo c'erano casi di vaiolo anche in Italia ed è stato il primo vaccino che è stato, diciamo, ideato. Senta, ma nel 1700. Ho letto che prendevano la polvere delle croste del vaiolo e la facevano respirare alle persone, ai bambini. Allora, il vaccino si chiama vaccino, il termine vaccino, perché un certo Jenner, che era un inglese, aveva fatto un'osservazione, aveva visto che gli operai che mungevano, i contadini che mungevano le mucche, erano indenni dal vaiolo.
Allora lui ha pensato e le mucche non morivano di vaiolo, ma si ammalavano di vaiolo. Allora lui ha pensato che il virus che colpiva la mucca, e quindi il virus vaccino, potesse determinare a contatto con le mani degli operatori che mungevano una sorta di immunità. Allora lui ha ideato, diciamo, ha pensato che potesse riprodurre questo fenomeno e quindi è andato a prendere, diciamo, del materiale da queste lesioni della mucca e l'ha iniettato per la prima volta al suo figlio e ha visto che suo figlio non si è ammalato di vaiolo. Da questa intuizione, quindi vaccino, perché materiale della Delle mucca, mucche. delle vacche, vaccino, ha pensato, senza ovviamente avere nessuna nozione scientifica, ma Sì. solo Questa osservazione. E scoperta. questa scoperta poi ha dato origine a tutti gli altri vaccini per proteggere dalle malattie Lei diceva un poco fa che dopo l'acqua potabile. infettive. Assolutamente. Dopo l'acqua potabile, che è sicuramente una scoperta, anche questa rivoluzionaria del mondo, perché ha determinato, diciamo, la salvezza di tantissime persone, quelle che non hanno accesso ancora nel mondo all'acqua potabile, purtroppo muoiono o perlomeno hanno sofferenze legate alla Sono i malattia romani che hanno trasmesse. le cloache e gli Certo, acquedotti, assolutamente. sono patrimonio dei romani E questa qui. certamente, Pasteur, che ruolo ha avuto in. Pasteur ha scoperto il bacillo della tubercolosi. Lui era uno scienziato, 1800, quindi siamo il secolo dopo. Aveva il microscopio, che Ah, nel ecco. 1700 non c'era, perlomeno non si utilizzava per andare a valutare. Anche qui, anche lui ha scoperto il bacillo della tubercolosi. E anche questo ovviamente è stata una rivoluzione perché ha dato origine poi a tutte le scoperte di tutti i germi che appunto causano le malattie Questi infettive. hanno cominciato, questa era la prima È generazione, prima poi arrivate le generazione. altre generazioni di vaccini, no? I vaccini, diciamo che da quando è stato scoperto con Jenner, quindi il virus del vaiolo, e poi hanno ovviamente allestito vaccini sempre più sicuri, partendo da sostanze in realtà derivate da virus e batteri, ma rese innocue con vari sistemi. Per esempio, il vaccino del tetano è fatto con la tossina del tetano, detossificata con sostanze chimiche, per cui rese innocua e chiaramente. Chi la Quindi i vaccini ne avremo, quante ne avremo a disposizione? adesso ne abbiamo una quarantina di Ah, vaccini, però però ci ecco. sono tanti vaccini in fase di Come studio. si fa a fare tutti questi vaccini? Uno non può fare tutti questi vaccini. No, allora, i vaccini sono destinati alle popolazioni in cui la malattia è endemica, in Ho cui è capito, presente. ho capito. Se la malattia non è presente, per esempio in Liguria, l'epatite A è una malattia che, diciamo, marginale anche dal punto di vista numerico, Non si fa. la Ho vaccinazione non è nel calendario della vaccinazione. capito. Nella nostra Deve Puglia, essere endemica e deve esatto, essere. nella nostra Puglia, nel calendario vaccinale della Puglia, Eh sì. loro hanno un problema di consumare frutti di mare crudi, allora c'è un rischio di contrarre l'epatite virale di tipo A, e allora è nel calendario della Puglia. Ma ci sono altre nazioni, per esempio l'encefalite giapponese, che è solo in Giappone, per esempio, l'encefalite da morso di zecche, che si fa, diciamo, in Austria, ma anche nel nostro Friuli Venezia Giulia. Cioè, laddove la malattia sia endemica ed esiste ovviamente una vaccinazione disponibile, questa ovviamente si adatta alla realtà locale. Mi pare di aver letto che lo scopritore del vaccino della poliomielite, il Sebin, Sebin. era un polacco, mi pare, non lo Sì. so. Mi pare che abbia optato per non volere brevettare il vaccino, quindi non ha brevettato. E una curiosità che mi ha fatto piacere, che ha delegato una fabbrica farmaceutica di Siena a fabbricare questo vaccino. Si vede che. Lui chiaramente era un filantropo, quindi uno che studiava,
e aveva, ovviamente era un genio logicamente, e quindi non aveva la motivazione di lucrare su, sì, quello che... Però ha avuto anche fiducia, ha avuto fiducia, certo, negli italiani, che nella produzione dei primi vaccini. Ma noi siamo famosi in Italia sia per lo studio dei vaccini sia per la produzione, siamo dei avanti, vaccini, sì. L'ultimo vaccino che è stato un'intuizione italiana è il vaccino contro la meningite di gruppo B, fatto sempre dal gruppo di Siena. Rappuoli, diciamo, è lo scienziato che studia le vaccinazioni. Ho capito. Ah, c'è una tradizione. Una, sì, tradizione, quindi, o anche nel campo dei virus e dell'influenza. Noi siamo, sì, all'avanguardia come produttori di vaccino nel mondo, ecco, quindi anche questo ci vantiamo, non, sì, abbiamo, sì, diciamo, grandi risorse disponibili, ma abbiamo grandi personalità nel campo della scienza, soprattutto dello studio dei vaccini, che intuiscono e producono, diciamo che riescono a realizzare dei prodotti di eccellenza che poi vengono esportati in tutto il mondo. Dottor Zoppi, è il vaccino contro i tumori? Allora, il vaccino contro i tumori non è una irrealtà. Non è un'irrealtà? Non è un'irrealtà. Ah, mi sembrava di aver detto una corbelleria. Noi abbiamo già almeno due vaccini che combattono due tipologie di tumori. Uno è il carcinoma epatico, che è determinato dal virus dell'epatite B, e uno è il carcinoma della cervice uterina, causato dal papillomavirus. Questi due virus causano tumori ed è, diciamo, accertato, e per questi due virus esiste il vaccino in maniera specifica. Quindi chi si vaccina oggi contro il virus del papilloma si difenderà nell'adulto, noi facciamo questo vaccino nell'adolescente, dal carcinoma della cervice uterina nelle femmine, ma anche il carcinoma del pene, dell'ano, dell'orofaringe, quindi anche nel maschio. È una vaccinazione che viene offerta a maschi e femmine, e dato che appunto questi tumori sono determinati, sono causati dal virus, abbiamo una potente mezzo di difesa per prevenire nel futuro, allora, diciamo, questi futuro, tumori. Un futuro, ma è di adesso questo. Bene. Ovviamente sono allo studio anche vaccini anche contro malattie croniche, per esempio l'Alzheimer. Beh, è allo studio, ma è una fase, diciamo, già avanzata. Se avremo un vaccino che possa contrastare alcune sostanze che sono quelle che determinano il morbo di Alzheimer, che è la demenza senile, noi avremmo scoperto, diciamo, una cosa rivoluzionaria, e nessuno si ammalerà più di sono questa vaccini malattia. Di nuova concezione, sono, certo, diversi. Quindi, da... sì, non solo, diciamo, vaccini contro malattie infettive, ma anche contro altre malattie croniche che possono determinare chiaramente sofferenze, morte. Io le volevo fare questa domanda, le sfide che abbiamo vinto, le sfide che abbiamo perso, ma mi ha risposto, ne abbiamo perso qualcheduna. Poche. Poche, però, certo, insomma, uno che cosa abbiamo perso? Allora, uno dei vaccini che stanno studiando però con difficoltà è il vaccino contro la malaria, che è, diciamo, una malattia che purtroppo è appannaggio di alcuni paesi nel mondo, paesi poveri, quindi forse anche l'industria farmaceutica spende poco nella ricerca, però stanno valutando l'efficacia di un vaccino contro la malaria. Quando si troverà un vaccino efficace, ma questo, come ripeto, è già in fase avanzata di sperimentazione, e se riusciremo ovviamente a trovare questo vaccino efficace, avremo debellato una delle malattie che miete ancora milioni di morti nel mondo, soprattutto nei bambini. La malaria, ne sappiamo malaria. Qualcosa noi, 50 anni fa, la Sardegna... Di più di 50 anni. Dopo la guerra, durante la guerra. Sì. Io ricordo che, forse anche prima, che andava a fare il militare in Sardegna, certo, veniva su condito. Dopo la guerra sono nato io e la malaria non c'era più. Dopo la guerra sono venuti gli americani che hanno assassinato col DDT.
hanno tolto la malaria col DDT, quindi hanno tolto un male e ne hanno messo un altro. Sì, però poi il DDT l'hanno tolto. Quindi... Ma il DDT l'abbiamo usato molti anni. E poi soprattutto anni. La bonifica delle paludi. Il drammatico era che in America era proibito e ce l'hanno portato in Italia. E anche non la, voglio la bonifica delle paludi. L'America ha portato tante cose buone. Cose. Questa è stata veramente una cosa cattiva. Vabbè, comunque è passato tanto tempo. Quindi ne abbiamo perso e ne abbiamo vinto. E le battaglie in corso, mi diceva appunto, che sono queste dell'Alzheimer. Nel campo della vaccinazione sono a 360 gradi. Ma se si scoprissero questi vaccini per queste malattie neurologiche, sarebbe... un'esplosione, una rivoluzione nel mondo, certo. perché in sostanza è tutto basato sulla chimica, nel senso che l'organismo è fatto di sostanze chimiche ed è fatto di equilibri. Quando diciamo le cellule sono in equilibrio, la persona è sana, la persona diciamo non ha malattie. Quando incomincia per esempio qualche cellula a diventare, a impazzire, per esempio, cosa che succede nei tumori, allora in questo caso si ha diciamo un mancato controllo di questo equilibrio. Basta inserirsi con qualche sostanza che contrasti diciamo queste sostanze chimiche che in realtà bisogna impazziscono. Che si accenda con la famosa lampadina. Però il meccanismo è semplice, non è che sia difficile, è semplice perché noi siamo fatti di sostanze chimiche e quindi qualche cosa che contrasti l'elemento che va a scatenare il fatto che le cellule impazziscono, basta intervenire lì e il problema è risolto. Bisogna vedere in che punto. Sì, e questo sta agli scienziati. Agli scienziati. Perché esistono movimenti di opinione contro i vaccini? Allora, i movimenti contro i vaccini adesso... È un problema grosso. E in Italia diciamo che è stato sufficiente ripristinare e far osservare la legge sull'obbligo per ridurre, diciamo, per aumentare la copertura vaccinale. Noi adesso siamo in una società che, diciamo, ci informiamo, quindi voglio dire, i messaggi finiscono nella rete in maniera molto facile ed è molto facile per tutti accedere a queste informazioni. Siamo tra l'altro una società contro, quindi in questo momento non va bene che l'istituzione dica, che il Ministero, che l'OMS, cioè le grandi organizzazioni sanitarie del mondo dicano e affermano delle cose. C'è sempre qualcheduno che andrà a contrastare perché si ritiene che ci siano i complotti, le multinazionali del farmaco che comandano eccetera eccetera. Quindi i pochi che diciamo la pensano in maniera differente dalla comunità scientifica inseriscono in rete quelle che vengono definite delle fake news, prevaricazioni. Ed è semplicissimo per tutti andare a cercare. Se uno cerca sui siti, su internet, qualsiasi cosa, trova sicuramente conforto alle sue opinioni. C'è tutto il contrario. Tutto il contrario di tutto. E quindi è molto facile adesso. I movimenti contro le vaccinazioni sono diventati forti quando si ha a disposizione internet, perché in realtà, come ho detto, prima di questo c'erano i testi, uno doveva documentarsi oppure avere fiducia nel medico. C'era molta più fiducia nel medico di base, nel medico di medicina generale, nel pediatra. Adesso si mette in discussione qualsiasi cosa. Sì. Mi dicono, ho letto da qualche parte che nel 1800 ci sono state delle epidemie anche negli Stati Uniti, non so più di quale malattia, e c'erano dei forti movimenti contro i vaccini, ma mi dicono che poi, come è arrivata l'epidemia, si sono sciolti come la neve al sole. Ma anche contro il vaiolo. Perché la gente è andata a cercare il vaccino, lo pagava a peso d'oro e si voleva vaccinare a tutti i costi. Io ricordo che quando c'è stata l'epidemia di colera a Napoli, e parlo degli anni 70,
c'era la fila, le code infinite, poi anche a Genova c'è stata una cosa di questo genere. Sì, sì. Ma me lo ricordo con i frutti di mare, no? Esattamente. Sì. Ma c'era la coda per farsi vaccinare contro il clero. Si percepiva il rischio e quindi, diciamo, si percepiva la necessità di contrastare questo quindi, rischio. Quindi contrari ai vaccini in quello quel che caso. Dicono adesso, che il vaccino, diciamo, è vittima del suo successo. Il fatto che uno contrasti il vaccino. Perché sta bene. Non vede più la malattia, la poliomielite, la difterite, e allora dice, ma perché devo ancora vaccinarmi? Invece non dobbiamo passare la guardia fin tanto che ci sono però casi. Però poi vede, ora, una volta le persone dicono che una volta eravamo ignoranti, ma ora siamo ancora più ignoranti, perché... ci sono i terrapiattisti, quelli che sostengono che la terra è piatta e hanno dei seguaci. Sì. Questa teoria è stata smentita secoli fa. Basta vedere l'immagine dal satellite. Io non lo so, eppure continuano. Quindi dov'è questo progresso? Non c'è progresso. Cerebrale. Fortunatamente sono una minoranza questi. Sì, ma fanno tanto rumore. Fanno sì. Rumore e pesano, quella e gente pesano. Perché mettono a rischio delle conquiste dell'umanità. Delle conquiste dell'umanità, ma della salute dei cittadini. Assolutamente, perché uno se non c'è la copertura vaccinale, quanto deve essere la 95% per avere la cosiddetta immunità di gregge. Mi sa tanto che l'OMS ci ha già dato qualche ammonizione all'Italia per il morbillo recentemente perché non abbiamo raggiunto questo nella numero. Nostra ASA fortunatamente abbiamo alte coperture vaccinali e diciamo casi di morbillo sono eccezionali, sono quasi tutti di importazione e quindi le istituzioni non riescono a convincere, eppure costano poco questi vaccini, è facile, siete disponibili voi qui, tutti è molto facile, sì. I medici di famiglia, i medici del vostro servizio sono sempre a disposizione, non lo so, c'ha pochi effetti collaterali. Direi questo tra i farmaci più sicuri che ci siano, sono facili da fare, non si capisce per quale motivo. E non si capisce come mai le istituzioni non riescano a farsi capire. Ma il mondo politico, i politici prevaricano la scienza. Eh sì, perché quando io vedo che ci sono state delle regioni che hanno tolto i vaccini obbligatori e li hanno messi facoltativi. Ma non è prevaricare la scienza. Allora, non mettere i vaccini facoltativi, cioè fatti diciamo per adesione consapevole, mi sembra che sia un progresso, cioè senza che ci sia l'obbligo, adesso c'è l'obbligo, probabilmente se come andranno le cose si vedrà che le coperture poi a un certo punto rimangono, si può togliere l'obbligo, io sono per la scelta consapevole. E quindi diciamo non per obbligo, ma per valutazione del beneficio che dà il vaccino, della sicurezza del vaccino. Quindi quelle regioni, in particolare c'è stata la regione del Veneto, che ha tolto diciamo l'obbligo, la regione responsabilità, riteneva di avere la capacità di avere le stesse coperture vaccinali senza coercizione, senza obbligo. E invece no. E invece non c'è riuscita, probabilmente è capitato diciamo in questo sistema di contrasto alle vaccinazioni e quindi alla fine diciamo ha accettato, come non poteva essere diversamente. Poi ci sono medici che contestano i vaccini, che non consigliano di sono non farlo. Sono pochi questi, fortunatamente. Qualche duro c'è, ci sono problemi religiosi, ci saranno delle religioni, non lo so. È vero, anche questo. È una cultura e controcultura delle vaccinazioni, perché... Però secondo me contrastare le vaccinazioni è antiscientifico, cioè voglio dire, significa negare secoli di ricerca, anni di ricerca, tutto il lavoro diciamo, che scienziati di tutto il mondo hanno fatto, la spesa sostenuta per la ricerca, quindi
abbiamo come gli antibiotici, come tantissimi farmaci salvavita, diciamo, certo. Non riconoscere la validità di questi farmaci, anche se diciamo, rischi ce ne sono, perché nessuno mette in dubbio che il vaccino sia un farmaco e come tale possa dare in qualche caso anche degli effetti collaterali. Ma qui si tratta di tutta la popolazione, del mondo, ecco, quindi il vantaggio è evidente. Dottor Zoppi, abbiamo pochi minuti ancora, facciamo un po' di ping pong, le faccio due o tre domande veloci e risposte veloci. Genitori ansiosi e vulnerabili. Allora, in questi genitori noi spendiamo anche delle ore per spiegare, per andare diciamo ad attenuare il timore che hanno. Noi siamo sempre disponibili al colloquio come tutti quelli che lavorano alla sanità, a partire dai pediatri e dai medici di medicina generale. Dovrebbero spendere di più tempo per spiegare, per andare incontro a quelli che sono i dubbi della popolazione. Medico non vaccinato non dovrebbe esercitare? Secondo me no, perlomeno non per alcune malattie, per esempio l'influenza. Io voglio raccontarle un fatto che è accaduto a me. Quando ero bambino avevo un fratellino minore che ha contratto la difterite e questa gola gonfiava, la difterite poi chiude la gola e non si respira più. E ricordo che il medico in casa, come un sogno, diceva se passa la notte, se passa date ore, si può salvare. Ora, questi sono ricordi che non ce l'ho soltanto io. Sì, io ho una certa età, però queste cose non si possono lasciare perdere, bisogna raccontarle, bisogna dirle queste cose, non ci si può opporre a alla vaccinazione quando ci sono degli esempi, ci sono stati degli esempi di questo genere. Però probabilmente le nuove generazioni queste cose non le hanno vissute, non sanno neanche cosa sia la difterite o la poliomielite. Io me lo ricordo, questo bambino nel lettino che parlava così a vanvera, poi è guarito, è diventato grande, grosso, per l'amor di Dio, forte. Io ricordo dei colleghi alla scuola che avevano avuto la poliomielite, le ricordo perché erano i miei compagni di scuola. Questi sono esempi viventi, perché vivono ancora, di che cosa faceva un tempo la malattia infettiva. Avere a disposizione diciamo un antidoto che possa prevenire efficacemente queste malattie. Dottor Zoppi, negli ultimi 100 anni l'aspettativa di vita è raddoppiata, si legge da 40 a 80 anni per gli uomini, da 40 a 84 per le donne. E il merito maggiore lo ascrivono ai vaccini, non tutto, ma una buona diciamo parte. Noi dobbiamo concludere questa chiacchierata con un messaggio alle persone sulle vaccinazioni e sulle notizie false che vengono. Allora, io direi che a tutte le età, diciamo, vaccinarsi, cioè andare incontro a un benessere fisico, logicamente, grazie anche alle vaccinazioni, perché è uno degli strumenti, chiaramente, di prevenzione, perché ci sono anche gli strumenti. Dare diciamo, a tutte le età, da partire dal primo anno di vita fino a 90 anni, diciamo, prevenire quello che è possibile prevenire con gli strumenti che abbiamo, in questo momento di vaccinazione, direi che sicuramente aumenta il benessere della popolazione e aumenta diciamo, e fa vivere meglio fino diciamo, a quanto uno riesce a vivere. E anche più forti. E anche più forti. Noi con questo augurio del dottor Zoppi abbiamo terminato. Ringrazio il dottor Zoppi, ringrazio il nostro cameraman regista Giovanni, ringrazio voi telespettatori e vi do appuntamento alla prossima puntata. Buonasera.